tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Atto vandalico alla filodiffusione del Natale Più, il presidente della Proloco ai commercianti, brutto gesto ma che non ci scoraggia. Urbino rubava soldi dalle auto parcheggiate, fermato un marocchino di 40 anni. Addio a Bigio, oggi a Lucrezia, l'ultimo saluto a Franco Antonioni, stimato nel mondo del ciclismo fanese. Da gennaio gas metano anche a Caminate, grazie a una condotta che attraversa il fiume Metauro. Per Natale ecco la tombola di Fano, un gioco in scatola con i ritratti di personaggi fanesi e parole in dialetto associate ai numeri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Amaro risveglio questa mattina nel centro storico di Fano, dove in piazza Costanzi è stato tranciato un cavo della filodiffusione. Un atto vandalico che dunque ha recato un danno agli allestimenti del Natale Più. Il servizio di Lino Balestra. Non c'è pace nemmeno a Natale per i vandali a Fano. Per nulla pervasi dallo spirito natalizio, la scorsa notte hanno pensato bene di arrampicarsi su un bidone per la raccolta del vetro in piazza Costanzi, all'incrocio con via Garibaldi, e spezzare di netto il cavo della filodiffusione, a danno di tutti i commercianti del luogo e del comune di Fano. Che si sia trattato di un atto vandalico, mirato, puro e semplice, lo dice il fatto che null'altro è accaduto nella nottata, né alle case né alle auto in sosta. Ci dispiace tantissimo perché oltre a metterci i soldi noi commercianti, metterci il tempo, varie riunioni, via dicendo, le persone fanno questo, purtroppo. Quindi un appello, insomma, a maggior sensibilità e insomma, a decoro anche della città e di chi, insomma, si impegna perché questa venga bella. Io spero che la gente si metta una mano nella coscienza, capisca quello che stiamo cercando di fare proprio per animare il centro e che non succedano più queste cose. Già, una mano sulla coscienza non guasterebbe, in modo che l'altra mano non la mettano su altre cose, tipo le installazioni della Proloco, sparse per il centro come la splendida renna del Bosco Incantato, a grandezza naturale, ribaltata e la grande testa lasciata a qualche metro di distanza. Una meta questa per tutti i bambini che vogliono farsi una foto d'atmosfera vicino a lei, proprio per ricreare il giusto clima natalizio. Una sensazione che stentiamo a credere sia parte di queste persone che non perdono mai le migliori occasioni per dimostrare la loro pochezza. E un marocchino di 40 anni è stato fermato dalla polizia di Pesaro perché rubava soldi dalle auto parcheggiate lasciate aperte. L'uomo residente in Italia è già conosciuto alle forze dell'ordine, si aggirava nelle zone di Piansevero, dell'Annunziata e della Piantana. Lo faceva approfittando del fatto che i proprietari, portando i figli all'asilo o andando nei bar, non chiudevano le loro vetture, dati pochi minuti necessari per effettuare le operazioni. Colpi precisi e studiati. Il quarantenne infatti osservava le macchine arrivare e si segnava gli orari di arrivo abituali, pronto a intervenire quando c'era l'occasione. Ieri gli agenti lo hanno sorpreso mentre tentava di intrufolarsi nelle auto nella zona del campo sportivo. Ora è in stato di libertà, ma è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è in attesa di processo. Si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali di Franco Antonioni, che si è spento all'età di 73 anni all'ospedale di Fano. La chiesa parrocchiale di Lucrezia ha contenuto a stento amici, parenti e quanti lo hanno conosciuto per dargli un ultimo saluto. La moglie Giovanna e i figli ringraziano tutti per il grande affetto e la vicinanza che gli è stata dimostrata in queste ore. Franco, per gli amici Bigio, era molto amato nel mondo del ciclismo fanese. Infatti aveva accompagnato intere generazioni di giovani ciclisti della società Alma Juventus Fano, sia negli allenamenti che nelle competizioni. Ci mancherà la sua compagnia, ma anche le sue battute, hanno commentato i compagni di squadra, ha lasciato tutti noi con un vuoto dentro indescrivibile. Dopo la funzione, la salma è stata sepolta nel cimitero comunale della Pieve a Cartoceto.
Cambiamo argomento. Entro gennaio i residenti della zona di Caminata Fanno potranno richiedere l'allaccio del gas metano. I lavori sono stati illustrati questa mattina dalla Comune ed ASET S.p.A. Il gas metano arriverà nelle case della frazione di Caminate entro la fine di gennaio. Una buona notizia per i residenti della frazione fanese che così potranno inoltrare la domanda di allaccio come hanno fatto prima di loro gli abitanti di altre frazioni, Fenile, Sant'Andrea in Villis, Ronco San Baccio, per citarne alcune. Un'opera di ingegneria civile di notevole portata perché ha comportato la posa in opera di una conduttura che attraversasse il fiume Metauro ed il collegamento così della parte sud della città. In questo momento stanno finendo le ultime saldature sul tubo del gas che appunto collega la Fano, diciamo, con Caminate, che hanno eseguito con un metodo di open cut e quindi hanno scavato il fiume Metauro, hanno posato a 3-4 metri di profondità tubo d'acciaio con un controtubo appesantito appunto per proteggere il tubo del gas, e i lavori stanno finendo e dovrebbero finire, diciamo, nel mese di gennaio 2018, e quindi a breve ci sarà il gas anche a Caminate. La copertura dello scavo è stata ultimata alcuni giorni fa, come dimostrano le immagini girate questa mattina durante il sopralluogo dei tecnici del Comune e di ASET sul cantiere, confinante con un altro importante cantiere, quello delle opere compensative della 14 da parte della Pavimental, che sta realizzando un ponte sul fiume Metauro proprio nello stesso punto e che, una volta ultimato, permetterà al traffico di bypassare tutto il centro abitato fanese per chi arriva da sud e collegarsi così con l'interquartieri. E un rimprovero alla giunta comunale arriva dal consigliere della Tua Fanno Luca Serfilippi, che critica la decisione di investire quasi 1 milione di euro per il Pincio al posto di destinare almeno parte di queste risorse agli impianti sportivi che invece necessitano ormai da tempo di una riqualificazione. Allora, sul fronte dello sport, in virtù anche di quello che è venuto fuori nell'ultimo consiglio comunale, come la pensate? Sì, bisogna raccontare la verità alle società sportive e a tutti gli sportivi fanesi. Con la variazione di bilancio di fine anno, questa giunta, questa maggioranza di centrosinistra aveva la possibilità di trovare le risorse per dare una risposta importante allo sport. Parlo sia dei contributi di gestione di tutti gli impianti sportivi, che ha subito un taglio del 25%, sia per quanto riguarda la manutenzione straordinaria di diversi impianti. Parlo ad esempio della palestra di Cucurano, dove ci piove dentro, parlo del circolo tennis che dalle ultime notizie è lasciato purtroppo non si sa al suo destino, ma che comunque ha bisogno di un intervento. Parlo ad esempio di tutte le palestre comunali e della pista atletica Zengarini, che da diversi anni non può più ospitare gare di livello nazionale e internazionale perché la pista necessita di un intervento straordinario. Bene, a fronte di ciò, di questa richiesta importante dello sport, il centrosinistra ha deciso di investire 950.000 euro nell'abbellimento del Pincio. Sono andato a fondo, non c'è ancora al momento un progetto preventivo sulla riqualificazione del Pincio. L'unico progetto certo è di 300.000 euro per sistemare la siepe davanti alla zona del Pincio, con una bella illuminazione e una sistemazione generale del 2009, quindi vecchia amministrazione Aguzzi. Quindi vogliamo capire come andranno spesi questi ulteriori 650.000 euro quando potevano essere investiti sullo sport. Ultimo e chiudo, 550.000 euro per la sistemazione del palazzo comunale, del tetto, di trasferimento di uffici comunali che in questo momento potrebbero tranquillamente rimanere dove sono, e invece questa giunta spende 35.000 euro inutilmente. Quindi uno sperpero di denaro pubblico, e a rimetterci sono gli sportivi fanesi. Il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Daniele Tagliolini, ammette che negli ultimi anni la manutenzione stradale è stata trascurata, colpa di fondi regionali che hanno tardato ad arrivare, ma anche della confusione che si è creata riguardo le funzioni della provincia stessa. Infatti l'ente si è visto da un giorno all'altro tagliare i fondi, ma allo stesso tempo ha mantenuto le responsabilità di un tempo. È così che l'amministrazione provinciale ha dovuto stabilire delle priorità.
tra viabilità e scuola, la provincia di Pesaro Urbino ha scelto la seconda. Per il presidente la situazione di stallo si sta già sbloccando. Tagliolini ha raccontato al Ducato i buoni propositi della provincia per il nuovo anno, tra dissesto idrogeologico, nuove piste ciclabili, la messa in sicurezza delle scuole di Urbino, e ha promesso novità anche per quanto riguarda le strade in cantiere come la Fano-Grosseto. Invece una sede farmaceutica aggiuntiva è stata istituita nel centro commerciale Fano Center, lo ha stabilito la giunta regionale. Il comune di Fano aveva individuato la sede nel centro commerciale di Bellocchi avendo i requisiti previsti dalla legge. Superficie dello stabile maggiore di 10.000 metri quadrati e una distanza superiore a 1.500 da un'altra farmacia. L'amministrazione comunale potrà esercitare il diritto di prelazione attenendosi alle norme sul servizio farmaceutico che prevedono la possibilità di una farmacia nei centri commerciali per offrire un maggior servizio ai cittadini. Nelle Marche ci sono 512 farmacie convenzionate aperte al pubblico. Sono previste inoltre altre 62 sedi farmaceutiche messe a concorso straordinario e altre due sedi vacanti a concorso con decreto dirigenziale. Domenica pomeriggio in piazza 20 settembre gli alunni delle scuole primarie fanesi allestiranno dei mercatini a sostegno dei bambini delle favelas brasiliane. Allora, anche quest'anno tornano i mercatini della solidarietà per stabilire un filo, un legame tra i bambini fanesi e quelli di zone meno fortunate della loro realtà. Sì, quest'anno continuiamo a seguire questo filo rosso della solidarietà che lega le bambine e i bambini delle scuole fanesi alle bambine e bambini di realtà che invece incontrano difficoltà legate alla guerra, alla malattia, alla povertà. Quest'anno la collaborazione è con due associazioni cittadine, l'associazione Apito, l'associazione Don Paolo Tonucci e l'associazione Amici del Chilombo, per sostenere con i fondi raccolti con il mercatino natalizio le bambine e le bambine delle scuole delle favelas brasiliane. E per farlo c'è un lungo lavoro che ha coinvolto più di 200 bambini, quasi 300 tra insegnanti e genitori, in laboratori che in questi mesi sono stati condotti dal Comune di Fano, i servizi educativi, e dal Centro di Ricerca e Mediazione Interculturale attraverso il protagonismo prezioso di Stefania Carboni. L'appuntamento è domenica a partire dalle ore 16 fino alle 18.30 in piazza 20 settembre davanti all'albero di Natale. Ci saranno tutti i mercatini delle scuole elementari di Cioraggi, Corridoni, Gentile, Luigi Rossi e dalla scuola dell'infanzia Collodi di Gimarra, con i prodotti elaborati appunto nei laboratori in questi mesi e con i quali cercheremo di dare un senso a un Natale felice ma anche attento ai bisogni delle bambine e dei bambini meno fortunati. Sia le attività di laboratorio che nel corso di mesi specifici. E anche nel neocomune di Colli al Metauro si accende la magia del Natale. Si chiama Natale e magia di luci e canti, il programma di eventi natalizi che si svolgeranno nel comune di Colli al Metauro. Nei tre borghi di Montemaggiore, Serrungarina e Saltara, questo fine settimana la faranno da padroni le strabilianti luminarie e l'Ultrasound Eventi, che per l'occasione ha studiato degli effetti eccezionali per l'illuminazione di queste mura storiche. In collaborazione con le associazioni locali e le scuole e gli esercenti si inizia a Montemaggiore venerdì 8 dicembre. Alle ore 15 nella piazzetta della chiesa con canti natalizi, animazione e musica per le vie dei borghi, con laboratori, spettacoli, lettura e gadget per tutti i bambini, per proseguire poi alle ore 17.30 con la magia delle luci, accensione dell'albero e delle nuove e straordinarie luminarie. Saranno aperte per l'occasione osterie e taverne con degustazione di prodotti locali e dolci. Stesso programma è previsto per sabato a Serrungarina dalle ore 15 e per domenica a Saltara 10 dicembre, dove in più alle ore 18 nella ex chiesa del Gonfalone ci sarà un concerto del coro Jubilate di San Lorenzo in Campo. È previsto invece per domenica 17 dicembre nella frazione di Calcinelli alle ore 8 un mercato straordinario e mercatini natalizi lungo la via Flaminia con intrattenimento e musica a cura delle associazioni locali e Confesercenti, mentre alle ore 21 nella chiesa di Serrungarina si terrà un concerto dal titolo Armonie Giottesche.
E luminarie, giochi, tradizioni, sport e cultura sono queste le caratteristiche del ricco calendario di eventi del comune di Mondolfo. Il servizio di Filippo Pucci. È definita la città a balcone sul mare, quella di Mondolfo, in un'ambientazione suggestiva tra mare e collina. Ma da qualche giorno gli organizzatori stanno ultimando i preparativi della quarta edizione del Natale più bello nel Borgo più bello, con una serie di svariati appuntamenti tra spettacoli, mercatini ed iniziative curiose, per i più grandi ma anche per i più piccoli. Nelle date del 10 e 17 dicembre, tutto ad ingresso gratuito. Il programma di questa edizione saranno il Natale più bello nel Borgo più bello di Mondolfo, con dei mercatini, e dove ci saranno tanti espositori, e poi ci saranno tante le scuole con tanti bambini che adoberanno gli alberi di Natale, e poi tante altre attrazioni che sicuramente verranno svolte all'interno del chiostro, come la neve, come Babbo Natale, la casetta di Babbo Natale, dove poi regalerà dei doni a dei bambini che lo andranno a visitare e a trovare. Il programma proseguirà con... Allora, il programma quest'anno vede la seconda edizione della Birocini Xmas Race, ovvero la corsa delle gare dei birocini, in cui chi vuole costruisce il proprio birocino a tema natalizio e si sfida lungo la discesa che va da via Mazzini a piazzale Borroni. È una gara allegorica, goliardica, nel senso che comunque è molto bello vedere tutti questi, no, birocini con la fantasia che poi le persone mettono nel crearli, e diciamo che poi ci saranno le premiazioni per il più bello e per il più veloce, e saranno i cronometristi a stabilire quale, no, il tempo migliore dei due giorni. Anche l'amministrazione comunale crede molto in questo evento. Sì, è un evento che ormai da 4 anni da lustro al nostro borgo è fortemente voluto proprio dall'amministrazione, che cerca di incentivarlo il più possibile e di aiutare le associazioni nel realizzarlo. Appuntamento quindi, lo ricordo, il 10 e il 17 di dicembre. Il giorno 26, il giorno 1 e il giorno 6 si svolgerà il consueto, anzi quest'anno siamo alla 25esima edizione, Presepe Paese, quindi il presepe vivente all'interno del nostro borgo. E cresce il turismo nel comune di Mondolfo. Infatti, secondo i dati forniti dall'osservatorio regionale, l'aumento di presenze e di arrivi è stato del 30% rispetto al 2016. Una stagione positiva, baciata dal sole, ma che ha trovato nella formula delle due vacanze in una la vera chiave di svolta: mare, strutture ricettive all'altezza, accoglienza e uno stretto binomio tra cultura e storia. Un biglietto da visita che Mondolfo Marotta ha saputo sfruttare al meglio, lo ha evidenziato il sindaco Nicola Barbieri, che insieme all'assessore al turismo Davide Caporaletti e al consigliere con delega alla cultura Enrico Sora hanno reso noti i dati forniti dalla Regione Marche. A Pesaro invece, con l'hashtag Lotta al Degrado, il sindaco Matteo Ricci ha postato la foto dell'Hotel Principe dopo i primi interventi di manutenzione. Qualcuno diceva che le nuove ordinanze del sindaco non avrebbero prodotto nulla, commenta Ricci. E invece anche questo hotel, in attesa della riduzione di piani e della trasformazione urbanistica, sta assumendo un'immagine decente. La logica che seguiamo sugli hotel, scrive su Facebook il primo cittadino, è semplice: massimo degli incentivi per chi ristruttura, zero oneri di urbanizzazione, zero tasse comunali per 3 anni, misure in aggiunta agli incentivi nazionali sull'efficientamento energetico. Se l'edificio è in degrado, prosegue, ordinanza per obbligare a sistemare, con possibilità di fare pubblicità nelle impalcature di copertura. Infine, nei casi eccezionali di strutture già chiuse, dove la ristrutturazione appunto è difficile, diamo la possibilità di trasformazione, ma conclude con una diminuzione consistente di volumetria. È stata dedicata ai personaggi fanesi di ieri e di oggi la nuova Tombola di Fano, un gioco in scatola arricchito da parole, modi di dire e proverbi in dialetto fanese. È il gioco più natalizio che ci sia. Alzi la mano chi a Natale non fa almeno un giro di tombola in famiglia o in compagnia di amici. La tombola è nata a Napoli nel XVIII secolo, al tempo dei Borboni, come alternativa casalinga al gioco del lotto, ma ben presto la sua diffusione è divenuta nazionale.
A Napoli, patria del gioco, ne esiste una versione particolare, detta smorfia, che abbina i numeri a situazioni o personaggi dal significato spesso ironico. Da questo Natale, però, i napoletani non sono più i soli ad avere la tombola satirica. Anche Fano ne possiede una, con personaggi e citazioni dialettali che più fanesi non si può. Allora, Nicola, quest'idea di questa tombola così caratterizzante alla città di Fano, come ti è venuta? Allora, ho trovato un modo per far conoscere a mia figlia e ai bambini della sua età il dialetto fanese, di cui si è perso un po' l'uso in famiglia. E allora ho pensato alla tombola, che è un gioco che piace molto ai bambini, un gioco semplice. Cosa ci hai messo dentro? Un po' tutto a Fano? Sì, abbiamo le cose della campagna, le cose del mare, del porto, della città. E ci sono anche molti aggettivi che proprio sono caratteristici di Fano. E c'è un po', c'è tutto a Fano, diciamo, ecco. È stata una grande idea a cui mi sono affiancato immediatamente, appena mi hanno chiamato i due amici. Parlare di dialetto, creare una tombola fanese è stata un'idea per me che è stata grande. A che cosa ti sei ispirato? Qual è stato il filo, diciamo, artistico che hai seguito? L'ispirazione è una sola, l'amore per la città e per Fano e appunto per sviluppare questa idea, che è quella di salvaguardare il dialetto fanese, che pensiamo che debba essere valorizzato soprattutto per i bambini. Quindi anche le illustrazioni sono per un pubblico giovane, ma anche per un pubblico più grande, come poi potrete vedere nei ritratti che ci sono nel retro delle cartelle. Ci sono proprio i ritratti dei personaggi fanesi che richiamano appunto la storia della nostra città. Vi aspettiamo tutti domenica 10 dalle 4 in poi, genitori, bambini, nonni, cugini, tutti qua, perché abbiamo l'onore di avere al negozio gli autori che vi presenteranno la tombola, vi faranno gli autografi e tanto divertimento. Da Foligni Giochi, eh? Da Foligni Giochi, certo, da Foligni Giochi. E il Carnevale di Fano invece finisce sui banchi dell'Università di Urbino. Si è tenuto infatti nel pomeriggio di ieri nella città ducale un seminario rivolto agli studenti della laurea magistrale in comunicazione e pubblicità per le organizzazioni, durante il quale si è parlato della manifestazione più dolce e antica d'Italia. Immagini e immaginario della festa, il Carnevale di Fano fra cultura, creatività e comunicazione, è stato il titolo dell'appuntamento coordinato dalla professoressa Laura Gemini, al quale sono intervenuti consiglieri della Carnevalesca Antonio Fortuna e Alfredo Paccassoni e Corrado Moscelli dell'agenzia Comunica SRL, che si occupa della comunicazione dell'evento. Incontri come questo sono il frutto di un grande lavoro fatto in silenzio durante l'anno passato, hanno spiegato dall'ente Carnevalesca. Ci stiamo impegnando per fare in modo che il Carnevale prenda anche altre strade e non si limiti alla grande festa delle tre domeniche. Questo nuovo rapporto con l'Università degli Studi di Urbino, dove alle nuove generazioni viene raccontato il mondo del Carnevale, cosa c'è dietro, è già, dicono, un primo grande risultato. Giornata di festeggiamenti ieri nella residenza protetta Don Paolo Tonucci, dove la signora Teresa ha festeggiato il 101esimo compleanno. Oltre agli operatori della struttura, non è voluto mancare l'appuntamento l'assessore ai servizi sociali Marina Barnisi, che si è complimentata con tutte le persone che giornalmente lavorano con serietà per offrire agli anziani e alle famiglie un servizio eccellente, e con la signora Teresa, ovviamente, che in perfetta forma e salute ha raggiunto questo lusinghiero traguardo. Prima dei saluti, anche uno scambio di battute tra l'assessore e la festeggiata, che si sono date appuntamento al 5 dicembre 2018 per festeggiare i 102 anni della signora. E Teresa, tantissimi auguri anche da parte di tutta la redazione di Fano TV. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Fra poco andrà in onda una nuova puntata di Box con i vari personaggi di Fano, poi In cucina con lo chef, e a seguire uno speciale televisivo dedicato all'accensione dell'albero in piazza 20 settembre. Allora, buon proseguimento di serata con i nostri programmi di Fano TV. Arrivederci, a domani.